Buon salve a tutti quanti, io sono Duel Tube Channel, è finito lo spoiler di Coria Lair of Behemoth e quindi andiamo a guardarci quella che è stata la sorpresa finale di ieri sera. Ci siamo ritrovati spoilerati praticamente quasi alla fine. 5 dual tricolori dei colori nemici che entrano tappate con ciclo a costo 3, ok? A tanta roba. Andiamo un attimo a guardare le carte. Se fossero entrate stappate, sarebbero senza alcun tipo di dubbio state le carte più forti del gioco. Fanculo le dual, fanculo le powerline, fanculo tutto. Potere illimitato, citando l'incitabile. Domanda: quante vite avremmo dovuto pagare, secondo voi, per farle entrare in gioco stappate? 3? Bolt, Land, sarebbe bastato? Forse addirittura 4 vite? Contando che poi si sfeccia anche, magari spesso volentieri si tira un ruba pensieri. Chiedo, fatemi sapere. Non sono particolarmente eccitato da questo ciclo di carte, che in realtà è un mezzo ciclo, che è anche il motivo per cui non sono particolarmente eccitato da questa cosa. Quello che meno mi piace e più mi infastidisce di queste carte è che non ce n'era bisogno. Hanno semplicemente aggiunto un mezzo ciclo di terre di cui non c'era la minima necessità di aprire, e quando si poteva soprattutto sfruttare l'occasione per chiuderne uno di quelli già aperti. E visto che siamo in argomento, soprattutto se avete letto su Facebook, parliamone. E parliamone soprattutto in ottica di Standard e Pioneer. Allora, lo Standard necessita di dual, quindi in ogni caso verranno comunque stampate nuove terre con l'avanzare dei set. Però voglio dire, se proprio le dobbiamo stampare, e ok, non proprio sempre, ma le dobbiamo stampare, preferisco a questo punto che si chiudano i cicli già iniziati, un po' per chiusura nei confronti dei cicli stessi, un po' perché secondo me appunto darebbe più un senso di chiusura al lavoro che stanno facendo, e perché sarebbe una buona cosa in fatto di ristampe. In questo momento nello standard abbiamo due cicli completi di dual, Shockland e Scryland. Tecnicamente avremo anche le Gateland e le Gangland, ma concentriamoci solo sulle rare perché sennò la cosa diventa veramente complicata. Questo consente al formato una bana base praticamente perfetta, in cui possiamo agilmente, senza alcun tipo di problema, giocare Pentacolor. Non in Legacy, non in Modern, non in Pioneer. In standard, avanzando un gradino un po' più in alto, abbiamo un altro ciclo di dual completo, le Checkland, ossia quelle che entrano stappate se controlliamo una terra del tipo, a seconda di quello che è scritto sulla carta, e 6 mezzi cicli da andare potenzialmente a chiudere più avanti nel tempo quando l'occasione giusta si presenti, tipo il mezzo ciclo delle Terre di Amonkhet, sapete, quelle con l'abilità scritto sopra, che tipo si poteva concludere in un'altra espansione ambientata su un altro piano con l'abilità ciclo. Molti di questi cicli, tra l'altro, sono compresi tra Modern e Pioneer, a metà. Perché sì, immagino, errore di progettazione? Storpiatura voluta? Con l'ausilio della computer grafica cercherò di rendere molto più chiaro questo mio ragionamento, in cui tra l'altro esplicherò anche un attimino quali sono questi cicli e mezzi cicli di terre che stiamo per andare a vedere. Allora, abbiamo già visto Shockland, Checkland, Scryland, cicli completi, attualmente presenti in standard, ok ovviamente, ma soprattutto completi in Pioneer e completi in Modern. Poi, mezzo ciclo di Payland nemiche presenti solo in Pioneer, ma completi solo in Modern, che boh, sarebbe carino pareggiare. Ho iniziato a parlare di questo ciclo per un agile motivo. Il motivo per cui questo mezzo ciclo non viene completato è perché su molte delle carte
del ciclo delle penine, cioè quelle terre che entrano stappate e ti danno mana in colore, oppure un mana del relativo colore della terra, facendoci perdere una vita, è che hanno scritti nomi specifici di posti di dominaria. Quindi, o si ristampano tornando in dominaria per chiudere il ciclo, oppure, come hanno sempre fatto negli ultimi 5-6 anni, nei set base. Questa è l'unica espansione, le uniche due possibilità in cui possiamo vedere ristampate le Painland per concludere il ciclo e averle sia in Pioneer che in Modern, avere il ciclo completo in entrambi i formati. Il secondo è quello delle Fastland, che in Pioneer è completo solo per metà per i colori nemici, perché ce le ha date Kalanesh. Le Fastland sono quelle terre che entrano stappate se controlliamo meno di 3 terre. Le Fastland originali erano presenti all'interno di Cicatrici di Mirrodin, attualmente Nuova Pirexia. Potremmo vederle ristampate anch'esse volendo all'interno di un set base, oppure tornando su Mirrodin. Anche se va detto che in questo particolare caso la regola del nome troppo specifico, quindi associabile solo a un piano, in questo particolare caso non conta, perché ho fatto una piccola ricerca e praticamente, anche se le regioni mostrate nei disegni delle varie Fastland di Mirrodin sono regioni di Mirrodin, i nomi specifici delle terre sono abbastanza generici per potersi trovare anche dietro casa mia. Quindi c'è una possibile possibilità di vederle ristampate anche in un'espansione che non sia un set base o che non sia Mirrodin barra Nuova Pirexia. Il terzo ciclo è quello delle 5 mainland nemiche, le terre animabili nemiche che abbiamo visto su Battaglia per Zendikar e che era iniziato con le 5 mainland amiche nella prima Zendikar, nell'espansione Wardwake. Questo, tra l'altro, mi consente anche di collegarmi al fatto che un altro mezzo ciclo, in questo caso però di terre amiche, è quello delle Tangoland, cioè le terre, anch'esse dual, che hanno due tipi di terra addosso, quindi tipo pianura isola, pianura foresta, montagna foresta, eccetera, 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 è interrotto e gli mancherebbe appunto un ciclo nemico. Alle Tangoland manca un ciclo nemico, alle Mainland mancherebbe un ciclo amico per essere un ciclo completo. E il fatto che su questo settembre andremo su Zendikar per la terza volta, che è il piano di origine delle Mainland, è il piano di origine delle Tangoland, e ci manca giusto mezzo di uno, mezzo di l'altro per avere tutti e due i cicli in tutti e due i formati, e che soprattutto post rotazione perderemo un bel po' di dual. Ecco, io penso che, insomma, Zendikar è il piano delle terre. Se dobbiamo trovare tante belle terre, tipo queste che ci mancano per chiudere i vari cicli, le troveremo lì. E io do per scontato almeno la presenza delle Tangoland nemiche, quindi bianco-rossa, bianco-nera, verde-nera, bla bla bla. Ok, sono un po' meno convinto sulle terre animabili dei colori amici, appunto quelle di Wardwake. Un po' in realtà semplicemente perché non voglio vedere Colonnato Celeste in Pioneer. Per il resto, se mi ristampano le altre 4 mi va bene, ma il Colonnato non lo voglio vedere. Poi, quinto ciclo di terre doppie tagliato a metà, che prima o poi potremo concludere, è quello delle Shawland, quello delle terre doppie di Innistrad, che cioè, fanno così schifo al cazzo che in realtà, anche se non le finiscono, giuro di quello non me ne frega proprio niente. Entrano tappate a meno che non mostri un tipo di terra del tipo appunto della terra, tipo se hai la rossonera, devi mostrare una palude o una montagna per farla entrare stappata. Però vabbè, sono così generiche che puoi stamparle in un set base, puoi ristamparle in un'espansione inventata in una camera da letto, puoi ristamparle dentro un cassonetto, è indifferente, onestamente le trovo stupide e anche se non chiudono quel ciclo non mi interessa. L'ultimo è il ciclo, sì, lo sto ripetendo un sacco di volte durante questo video, ma funziona così, è il ciclo delle terre con ciclo. Iniziato con Amonkhet, espansione che su un piano che a quanto pare faceva tanta roba dell'abilità ciclo. Esistono le 5 dei colori amici: bianco-blu, blu-nero, rosso-nero, verde-rosso, bianco, quella roba lì.
Siamo di nuovo su un'espansione con l'abilità ciclo? Devi mettere un altro mezzo ciclo di terre? Perché introdurre un altro mezzo ciclo, lanciandone altri sei aperti? Perché un ciclo di carte così... così? È solo un mio personale bisogno di chiusura, ok? Va bene, è per me. Ma non riesco a domandarmi perché fare una mossa del genere e soprattutto poi come e quando andare a chiuderla e come andare a chiudere le altre. Dovremmo andare su un piano con i tricolor amici e l'abilità in ciclo insita nel DNA di quel mondo, di quel particolare piano? Il ritorno di Alara è confermato quindi? Parliamo anche un po' di denaro. Giacomo ci chiede come si assesteranno queste carte a livello monetario e se conviene fare le prevendite. Ora, stando alle prevendite che ho visto questo pomeriggio, le terre stanno tra i 5,5 euro e i 7,5 euro. Un prezzo che devo dire più basso rispetto a quello che mi aspettavo per una triland. Quindi, chi può volere queste lande e il suo volerla può aumentarne la richiesta in modo tale da farne aumentare il prezzo? Stando ai commenti che ho letto su MTG Salvation, 100% commander centrici, non lo capisco, ma può essere un indicatore, i giocatori di commander che usano dai tre colori in su non possono che non volere queste carte. Grazie al cazzo, mi verrebbe da aggiungere. Per quanto concerne lo standard, anche lì saranno molto richieste, soprattutto quelle contenenti la coppia di colori Simic, per ovvie ragioni, e quella Jeskai, perché UV. Non posso ipotizzare per quella che sarà l'evoluzione del futuro standard con le prossime espansioni, eccetera, 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 soprattutto per quanto che riguarda formati un po' più grandi. Ma posso dire che molto probabilmente, almeno visto il meta attuale, Pioneer potrebbe essere l'unico formato a schifare completamente questo genere di terre, perché troppo lente e soprattutto non fecciabili. Modern invece, che le può fecciare, potrebbe sicuramente essere molto più interessato, ma mi chiedo, a che pro? Sì, è vero, ci sono le fetch che ci consentono di tirare fuori la terra dal mazzo in qualsiasi momento e anche se entra tappata, a seconda della situazione, può andare anche bene. Le fetch aiutano per questa cosa. Ma ci sono le Shockland e le Shockland sono molto più versatili perché posso farle entrare stappate quando voglio. Quindi... non lo so, allora, se queste terre avessero avuto modo di entrare stappate sarebbero state sicuramente la cosa più forte del gioco, però in questo caso sono lente e Modern non è quel genere di formato che può permettersi di avere una risorsa che ti entra sempre comunque tappata. E poi onestamente, allora, almeno secondo me, questo genere di terre urlano midrange a pieni polmoni e... Modern non è il formato di midrange, Modern è un formato di mazzi tanto veloci che mettono giù e chiudono cose velocemente, tipo Eldrazi, tipo Titan Shift, tipo Agro, oppure di mazzi combo. E combo di una roba che diventa stappata, tappata così non se ne fa niente. E è vero che esistono mazzi potenzialmente quadricolor, pentacolor, però è una cosa un po' cittata perché sono mazzi a base neve con l'astrolabio che dà mana di un po' tutti i colori, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, non riesco a vedere questo eccessivo utilizzo di queste carte in moda, nel senso, sicuramente tricolor magari ne avranno una o due copie da sfecciare al momento giusto in late game, tipo un Jund, potrebbe essere un buon motivo per provare a rigiocare Abzan, ok... la butto lì. Probabilmente le vedrai meglio in Legacy queste carte a sto punto, perché lì si compensa un pochettino il fatto che magari sfecci questa per una terra tappata, però hai la possibilità di fare un sacco di magie gratis, anche se è vero che in Legacy ci sono le dual, però voglio dire, già la vedo più fattibile lì per questo discorso, però ammetto la mia ignoranza per quanto riguarda il formato e il discorso Legacy lo chiudiamo qui. Se voi avete qualcosa da aggiungere, se avete un po' più di esperienza nei miei confronti su questa cosa, non fatevi problemi a esprimerla nei commenti del video. Saliranno? Scenderanno? Comprare subito? Aspettare?
Allora, personalmente io, ad esempio, che compro sempre con ogni espansione un fat pack e un box almeno, ho deciso di comprare uno per di ogni terra extra, così ne ho già 5 e da un box un fat pack conto di sbustarle più o meno altre 4-5, così da averne più o meno 2 di ognuna. Però, allora, non c'è una certezza assoluta, se non il fatto che almeno da qui a settembre, quindi per la rotazione, Simic continuerà a essere qualcosa nel formato, ok? Ok, quindi sicuramente le parti con i colori Simic saranno richieste e queste carte sono pensate per lo standard, saranno richieste. Bisogna un attimo capire se la richiesta di queste carte sarà superiore o inferiore al numero di queste carte che la gente sbusterà fuori e metterà in vendita. Perché è un'espansione da standard, quindi non è un Modern Master, non è un Eternal Master, è un'espansione che si aprirà tanto, ce ne saranno tante disposizioni, quindi va un po' capito quello. Va un po' capito quello. Mi si chiede anche, torneranno le fetch? No, a meno che la Wizard non sia stupida. Ok, allora, tecnicamente ho appena espresso nel video che avete appena visto il motivo per cui secondo me non ci saranno le fetch in Zendikar 3.0. Ma trovo che, oltre ad essere un mio motivo palesemente personale, abbia anche un suo senso dietro. È anche vero che le fetch sono abbastanza randomiche e generiche per trovarsi su Alara, su Zendikar, su Tarkir, su Dominaria, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è anche vero. Il problema è che le fetch sono troppo costose. Cioè sono una cosa troppo di valore per essere così sbustate agilmente in un'espansione da standard. Devono essere messe solo in prodotti specifici, selezionati e non so bene come spiegarvela. Se non avete una sorella giovane e carina e non siete disposti a vendere il suo culo per avere le fetch, soprattutto quelle nemiche, la Wizard non vi verrà incontro. Se però comunque avete una sorella giovane e carina e avete voglia così di farmelo sapere, sotto nei commenti del video. Spero di essere abbastanza chiaro. Siamo andati per le lunghe altre anche oggi, lo so, ma penso vi siete divertiti, anche oggi avete imparato qualcosa. Ci vediamo domani con un altro video. Non lo so se su Ikoria o su qualcos'altro. Mi piace, condividete, fatemi sapere le misure di vostra sorella. Ci vediamo al prossimo video.